stiamo bene, sviluppiamo bene. E ci arriva arrabbiata perché si è stati probabilmente penalizzati su due risultati dove invece lo sviluppo della partita avrebbe chiesto un epilogo diverso, e quindi questo secondo me ci dovrebbe caricare ancora di più, con la voglia di essere protagonisti. Io l'ho definita, vorrei che schiumassimo rabbia, nel senso che vorrei che avessimo proprio la bava alla bocca per poter raggiungere il bottino pieno, sempre con l'intelligenza e la lucidità che partite come queste in casa occorre. Sì, è vero, però nell'ultima parte del campionato è in crescita, ha perso delle partite fuori casa all'ultimo secondo, e quindi se non arrivi a trovare la chiave di volta poi diventano partite molto complicate. Sono ragazzi giovani che hanno gamba, quindi hanno grande entusiasmo, e finché la partita è in bilico ribaltano, giocano, ci credono. Ho visto che nel turno che hanno fatto la Coppa Italia con a Reggio Emilia hanno ribaltato una partita che non gli fosse mai successo, quindi sicuramente è un momento di crescita loro. Noi comunque ci arriviamo bene dal punto di vista fisico, sicuramente con la rabbia per i risultati, gli ultimi due risultati, però la voglia di fare e comunque di vincere la partita in casa c'è, e perché noi abbiamo necessità, insomma, abbiamo il bisogno di concretizzare in casa tutto quello che poi facciamo. Sì, dipenderà da come verranno a prenderci. Noi comunque abbiamo tutte e due le soluzioni aperte, ci metteremo a seconda di quello che pensiamo possa essere il loro modo di attaccarci, e cercheremo di fare degli sviluppi secondo quel senso, con quel senso lì. Noi abbiamo grande facilità per attuare tutte e due le giocate, e a volte sono proprio, sfruttiamo questi due modi di giocare insieme durante la partita stessa, quindi questa qui deve essere la nostra forza, è anche il modo di non dare dei punti di riferimento all'avversario. L'avversario si difende in zona, il Prato si difende in zona centrale, molto, fa molta densità, fa molto gruppo all'interno del mezzo centrocampo, quindi noi se diamo questi abbocchi facili con palle centrali dentro probabilmente troveremo grande aggressività, dobbiamo essere bravi ad aggirarli, dobbiamo essere bravi a tirarli fuori, attaccargli la profondità. Insomma, sarà una gara non semplice quando poi l'avversario si difende dentro gli ultimi 50-60 metri e ti riparte. No, noi pensiamo sempre solo al campo, l'abbiamo fatto sempre, lo faremo ancora. È chiaro che il presidente verrà con l'entusiasmo giusto, ed è ovvio che se vede una squadra che corre, che lotta e che ottiene anche un risultato, credo che per chi entra sia sicuramente un motivo di un'iniezione di grande fiducia. È anche vero che noi questa cosa qui l'abbiamo sempre fatta in questo periodo, e quindi dobbiamo solo continuare, ecco perché non dobbiamo farci travolgere dal fatto di creare un'aspettativa. Noi dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto, mettendo un po' più di cinicità nelle occasioni da gol, creando e dando ancora meno possibilità agli avversari di concludere verso la nostra porta.